Siamo qua a manifestare per la pace, quella vera, che non si fa mandando le armi, si fa portando l'impegno, la partecipazione di tante persone che ancora ostinatamente credono che una pace sia possibile, che sia una pace giusta, che riconosca i diritti dei popoli, di tutti i popoli, del popolo ucraino, del popolo del Donbass, del popolo curdo, del popolo palestinese. La pace si fa con l'impegno, con la partecipazione, non con le armi. Noi siamo qui per dire no a una guerra che noi non riconosciamo a prescindere, non stiamo da nessuna delle due parti, ammesso che siano due le parti in causa, e soprattutto vediamo e sappiamo benissimo quali sono i motivi che sono dietro a questa guerra. Siamo contro le sanzioni, contro la guerra, contro l'invio delle armi, l'Italia deve rispettare la Costituzione. Le sanzioni in realtà sono soltanto una copertura per far finta di prendere delle decisioni, e in realtà vanno a discapito soltanto delle persone che fanno magari commerci e che vivono di questo, e non credo proprio che gli oligarchi russi siano così, non abbiano previsto tutto questo, non si siano già, non abbiano già preso delle misure di tutelarsi. Siamo qui perché siamo innanzitutto contro la guerra e contro l'invasione russa, ma siamo qui anche perché pensiamo che non sia una soluzione quello di mandare le armi agli ucraini, perché questa cosa non può che far peggiorare la situazione di guerra di quelle persone. Serve la via diplomatica e servono organismi terzi, che è l'ONU che deve mettersi al centro, aprire una fase di trattative e di diplomazia. Questo non vuol dire giustificare la guerra, ma vuol dire invece cercare di trovare una soluzione, che non è quella invece che ha in mente la NATO, che ha in mente il nostro governo. Continuiamo a vendere armi a tutto il mondo, e non è sicuramente così che si costruisce un'Europa e un mondo di pace. L'Italia è una grande produttrice di armi, e quindi poi dopo non può il governo opporsi alle guerre a parole, ma poi vendere le armi che le alimentano. No, è una cosa assolutamente illogica. Noi non possiamo essere per la pace e mandare le armi. Quando per fare questa campagna, che ormai non sta diventando anti-Putin, io devo ripetere sempre che non ho nessuna simpatia per Putin, e dovrei capire perché dovrei averla, insomma. Ecco. Ma quando si fa una campagna di questo tipo, si arriva a tentare di impedire una lezione su Dostoevskij, a chiedere a direttori d'orchestra, a viure, perché possano dirigere l'orchestra, siamo arrivati addirittura alle paraolimpiadi a espellere l'atleta handicappato russo perché è russo, siamo alla russofobia, è veramente una mentalità di guerra. Il nemico non è più Putin, il nemico è la Russia e tutto ciò che è russo. Il proletariato non ha canzone, internazionalismo, rivoluzione! Per la pace, contro la guerra di Putin, contro l'espansione della NATO, contro l'invio delle armi, per un cessate il fuoco, una soluzione politica, la pace, ripudiare la guerra, fare dell'Ucraina uno Stato neutrale, ponte tra l'Occidente e l'Oriente. Questo è un popolo in cammino veramente per la pace, e non chi pensa che con le armi si può trovare la pace. Le sanzioni possono essere un mezzo se decise dall'ONU, e poi non devono colpire i popoli ma i tiranni. La cultura e lo sport non può essere colpite, e non possono essere sanzioni contro i popoli. Noi dobbiamo costruire ponti di fratellanza tra gli ucraini e i russi, tra gli europei e i russi, tra gli americani e i russi, non creare odio. Io sono già stato estromesso da tempo dalla RAI, per cui, ma la situazione della RAI la può vedere chiunque. Quando si arriva ad attaccare un corrispondente serio e anche molto pacato come Marchinnaro, questo vuol dire che gli spazi di democrazia, di pluralismo, dell'informazione non solo si stanno riducendo, ma sono già ridotti al minimo. Abbiamo un'informazione che è totalmente militarizzata.
non è più informazione, è propaganda bellica, e chi non ci sta a fare la propaganda viene estromesso o punito.